Kungs, Never Going Home, a Mattino Lombardia. Sono le 10:11 in questo istante. Nello studio 2 di nuovo il nostro direttore Luca Levati. Buongiorno. Perché ha un ospite, abbiamo un ospite, vero direttore? Sì, abbiamo un ospite con noi, Micaela Palmieri, collega, conduttrice del TG1. Micaela, buongiorno. Buongiorno, che bello vederti, ciao. Eccoti lì, aspetta. Che bello vedere voi. Che tolgo gli occhiali perché vedo da vicino, mi serviva per vedere il libro, però non vedo te, così adesso ti vedo. Allora, da che parte iniziamo, Michele? Hai preso gusto perché è già il terzo libro che presentiamo, cioè hai cominciato questa cosa di scrivere, ti ha preso un po' la mano, come si dice. È vero, direttore, hai ragione, è proprio così. Ho iniziato, in realtà, possiamo dirlo, un po' per svagarsi, per fare qualcosa che amo e quindi un po' separarmi dalla realtà lavorativa che a volte è pesante, e adesso è diventata proprio una passione e appena posso scrivo. E questo libro che ho scritto sul calcio, che tu sai bene è una mia grande passione, mi rende molto fiera. Ecco, non l'ho detto il libro, proprio peccato venire subito, però Educazione Ambrosiana, Micaela Palmieri, lo faccio anche vedere. Ecco, brava. Abbiamo la copertina. Perché ci sta guardando in TV. Le 11 partite che hanno cambiato la vita di noi interisti. Partirei subito col 5 maggio, ma la terrei dopo, però. Era per me la parte più interessante. Lazio Inter del 5 maggio. Io sono milanista, immagino. Micaela chiaramente interista. Però, come dire, la cosa carina che ho osservato, non l'ho letto, non l'ho fatto in tempo a leggerlo tutto perché appunto mi è appena arrivato, ed è questa, cioè che tu un po' hai romanzato, diciamo così, il libro, non è un libro strettamente giornalistico con i dati, i numeri, è un libro più di passione, quindi di amore, no? Sì, totalmente, in realtà, di dati e di ricordi, sì, ovviamente qualcuno ce n'è, però è proprio dettato dalla passione, e ho cercato di far coesistere su binari paralleli che a volte si incontrano anche delle storie di vita, di amicizia, di amore, di passione tra persone. La vita di tutti i giorni, che poi si va a incrociare con delle partite di calcio, e quindi insomma ho visto un po' quello che succede nel calcio, ho cercato di trasporlo nella vita di tutti i giorni nostri. Senti, una domanda te la faccio perché faccio fatica veramente a capire come si fa a tifare Inter. Guarda, potrei farti la stessa domanda girando. Certo, io ti rispondo, una risposta ce l'ho. Potrei, ma ce l'ho anch'io una risposta. Rispondi allora. Ti dico, abbi coraggio. Avere coraggio, cioè ce ne vuole di coraggio, certo, per tifare l'Inter. Ma perché lo dico? Perché effettivamente è una squadra che ti tiene sempre sull'orlo del baratro, diciamo così. E come tutti i grandi amori, però appena ce l'hai hai il terrore di perderlo. E questo capita con l'Inter. Ogni volta può succedere davvero di tutto. Puoi vincere con chiunque, ma puoi anche perdere con chiunque. Quindi cosa ti può tenere più sul filo della vita che questo tipo di rapporto? Solo l'Inter. Ecco, questo è vero. Tra l'altro, vuol dire, io chiaramente ho fatto una battuta, però a Milano c'è questo rapporto molto di presa in giro tra interisti e milanisti, diciamo che i rapporti sono comunque tutto sommato sempre stati buoni tra le tifoserie, al di là degli sfottò. La tua partita, diciamo, qui le partite le hai messe 11 tu, no? Ma per te c'è una partita in particolare? Sicuramente c'è un momento, non so se ti ricordi il motivo per cui sei diventata interista, perché a volte sono motivi insondabili, no? O sono una somma di motivi. Tu, allora, divido la domanda in due. La prima è se ti ricordi il momento in cui sei diventata interista e perché. Io credo, guarda Luca, quasi dalla nascita in realtà, e la responsabilità o il merito, ancora non lo so, è di mio padre, che è grande interista e portava me, mia sorella e mio cugino allo stadio quando eravamo piccoli. Io sono andata allo stadio per la prima volta a 4 anni a vedere un derby, per cui non potevo far altro che diventare interista, ovviamente. E mi ricordo che man mano negli anni che passavano e che andavo sempre allo stadio, era proprio una passione senza nessun secondo fine. Ecco, io per quello anche ho scritto questo libro, perché secondo me il calcio, a prescindere dalla mia squadra, ma il calcio in generale, è una delle pochissime passioni che abbiamo che non hanno un secondo fine. E poi sono quelle passioni un po' inspiegabili, se vogliamo, no? Non c'è un vero perché. Tutti noi, come dire, magari c'è un motivo scatenante, però è un motivo, forse è un pretesto, c'è qualcosa di insondabile in questo.
Sì, lo vedo anch'io totalmente irrazionale, proprio per quello forse è la cosa che mi affascina di più, perché secondo me le passioni, quando sono così irrazionali, così inspiegabili, sono le più belle. Tra le 11 partite che tu citi, qual è che ha cambiato più la tua vita? Perché tu dici 11 partite che ha cambiato la vita agli interisti, quella che ha cambiato di più la tua vita qual è? Io credo che siano due in realtà, nel bene e nel male. Quella del male tu l'hai già citata, e è il 5 maggio, perché me la ricordo ancora quanto mi ha fatto soffrire quella partita in cui l'Inter ha perso lo scudetto all'ultima giornata, non te lo posso spiegare. E invece quella che ricordo come la più bella è sempre a maggio, per cui ci siamo un po' rifatti con quel mese infame, è stata la finale di Champions con Mourinho che abbiamo vinto a Madrid. Ecco, quella io credo che sarà la serata, non ti dico più bella della mia vita, ma quasi. Però ecco, lì avete capito cosa voleva dire essere milanisti, però in quel momento lì, no? Cioè, dopo 40 anni che non la vincevate in Europa, praticamente appunto, nulla. Non infierite, per favore. No, non sto infierendo, sto scherzando per alleggerire la cosa. Cioè, perché voglio dire, il calcio è quella roba lì che stavamo dicendo, no? Molta irrazionalità, è una passione. Che però secondo me nasconde dei desideri, delle cose ancestrali che probabilmente non riusciamo in qualche modo a razionalizzare più di tanto. E poi questa cosa per dei colori, no, della maglia, cioè questo anche senso di appartenenza che un po' si è perso in altri ambiti, penso in ambito politico piuttosto che anche in ambito cittadino, a parte forse Milano che ha questo forte senso di appartenenza di chi la vive, no? Però se vogliamo per certi versi un po' un'eccezione. E il senso di appartenenza nel calcio, nello sport è fondamentale. Sì, è fondamentale, e poi io credo che sia fondamentale anche che sia un'appartenenza, come dici tu, è un'appartenenza sana. Quindi non bisogna mai tracimare nella violenza o nell'esagerazione, per dirti quello che è capitato con la nazionale, con i tifosi inglesi. Ecco, quando poi diventa violenza, quando diventa una cosa incontrollabile o non hai più il fair play, non sai più comportarti e quindi non sai perdere, io credo che sia la cosa peggiore che ti possa capitare, perché quando impari a fare quello puoi fare tutto. Ma possiamo ancora secondo te usare la parola fair play? Nel senso che ce l'hanno insegnata che quello lì era il fair play, se quello che abbiamo visto diciamo con la sconfitta dell'Inghilterra possiamo chiamarlo fair play, siamo finiti, insomma. Sì, effettivamente è quasi come quando gli inglesi hanno detto che il calcio l'avevano inventato loro, in realtà il calcio è nato a Firenze, è nato in Italia nel 1400, per cui diciamo che è la stessa cosa. Secondo me il fair play ha il loro la loro lingua, ma non è più tanto degli inglesi, quindi ci devono lavorare molto. Senti, tra l'altro il libro c'è la prefazione di Nicola Berti, l'avrai incontrato immagino. Sì. C'è una partita di cui come dire avete parlato con Nicola in modo particolare? Sì, io ho voluto proprio la prefazione di Nicola Berti perché da piccola lo adoravo, era il mio giocatore preferito, ma proprio era un amore folle quello che trovavo per Nicola Berti. Però vedete la differenza, i milanisti avevano Van Basten, Gullit, cioè a Michela Palmieri c'era Nicola Berti, con tutto sì, rispetto per Berti. Per, no, Nicola Berti era un cavallo pazzo, però di quelli, guarda Luca. No, ma la sta prendendo in giro, dai, non vorrei che poi tutto mi ascolta, mi aspetta sotto, insomma. E comunque insomma con Nicola Berti abbiamo parlato del Bayern Monaco, ovviamente non del ritorno di cui io parlo nel libro, certo, ma dell'andata, cioè del suo gol, quello che io so che tu sei un cultore di calcio, quello te lo ricorderai. Storico, diciamo. Sì, da porta a porta, proprio veramente, che giocatore, mamma mia. Ecco, anche quello tu dici che giocatore, no? Però ti rendi conto, adesso non vorrei fare, sei giovanissima, premesso, perché sei giovanissima, però è cambiato tantissimo il calcio negli ultimi 20 anni, neanche tanto, no? Come sono cambiate le nostre vite, è cambiato il calcio, che pure in apparenza è uno sport semplice, però in realtà pensando a quel gol lì, a quel tipo di azione, sono cose forse che adesso non riusciremo più a vedere, forse inconcepibili per come sono, come dire, messe in campo le squadre, per l'atletismo, però tutta una serie di motivi. Il calcio è un po' meno romantico anche da questo punto di vista.
Tanto, sai che io ci penso e dico che la mia pseudo gioventù di cui tu parli la metto proprio in discussione quando penso a come il calcio è diventato, perché ne parlo e mi sembra di essere un'anziana, perché era proprio un altro tipo di calcio, un altro tipo di passione e anche di proprio tipo di gioco, come dicevi tu, un'azione di quel genere, quella che ha fatto Nicola Berti con il Bayern, sarebbe impossibile quasi adesso, perché ti falcerebbero, comunque qualcuno andrebbe a quadrupla velocità come fa Cristiano Ronaldo ad esempio, quindi è tutto un altro calcio. C'è un messaggio di un ascoltatore in Facebook, Massimo si chiama, e dice: non lo abbiamo capito del tutto quella sera, cosa vuol dire essere milanisti? Noi in B2 volte non l'abbiamo fatto ancora. Ho capito, credo di aver capito. Ecco, perché io che ti la solita polemica sul fatto che ormai è stata in B, quella roba lì, vabbè, ho capito. Massimo. È vero, però abbiamo vinto sette coppe campioni, di cosa stiamo parlando? Cioè, la squadra fino a poco tempo fa più titolata al mondo, il Milan. E comunque il Milan e l'Inter sono due squadre a livello internazionale tra le più famose del mondo. Insomma, Milano si può fregiare anche di questo, ma tra i tanti record milanesi si tende spesso e volentieri a dimenticare questo. Cioè, si pensa ai tanti successi dell'industria, della moda, del design, del salone del mobile, tutto quello che volete, spesso volentieri il calcio viene un po' tralasciato, forse dato per scontato. In realtà Milan e Inter sono due squadre tra le più importanti e titolate del mondo, cioè non d'Europa, del mondo intero. Tra l'altro, lo dico sempre, e qui non apro nessuna polemica, ma dico giusto per dire, il museo dello stadio di San Siro è il museo milanese più visitato, no? Eppure Milano, come dire, è la capitale della cultura italiana, una delle capitali di cultura europea, e voi pensate che il museo più visitato è quello di San Siro. Ci sarà un perché, no? Sì, sì, e non bisogna dimenticarlo, come dicevi Luca. Secondo me il calcio, e soprattutto a Milano, è anche vissuto in maniera bella. Posso dirtelo, perché io adesso vivo a Roma da tanti anni e ti faccio un parallelismo. Tra Roma e Lazio non è assolutamente così, perché vedo un derby all'ultimo sangue, cosa che invece a Milano sì c'è, però con un altro spirito. Io vedo proprio anche un tipo di rapporto differente tra le tifoserie. Sì, poi come dire, ma al limite dura fino al lunedì, finita lì. A Roma invece dura tutta la settimana prima, tutta la settimana dopo, direi anche tutto l'anno. Perché esatto. c'è anche questa cosa qui. Sì, assolutamente, è proprio una forma mentis. Allora, Micaela Palmieri, Educazione Ambrosiana, le 11 partite che hanno cambiato la vita di noi interisti, cioè di voi interisti. No, teniamo questo noi interisti, lo tagliamo e ogni tanto glielo buttiamo dentro quando il lunedì parliamo di calcio, ormai è settembre. Prefazione di Nicola Berti, Baldini e Castoldi, editore. Micaela, grazie, ci risentiamo, magari possiamo tornare a parlare insomma di Inter, magari ti chiamo qualche lunedì mattina per commentare il calcio, lo faremo volentieri. Certo. dalla prossima stagione. Molto volentieri con voi sempre, che siete ciao. Una radio meravigliosa. Grazie, grazie, un ciao, abbraccio. Ciao, ciao Micaela. Grazie, ciao. Micaela. Ciao, ciao. Ciao.